Grazie a Giuseppe Gaetano e a questo bellissimo approfondimento sul mondo dei mutui. Ora, signore e signori, è venuto il momento invece di approfondire il tema della cessione del quinto. In particolare abbiamo qui ospite in studio e in collegamento il management di Banca della Nuova Terra, la banca specializzata nella cessione del quinto del gruppo Banca Popolare di Sondrio. E ho il piacere di avere con me in studio Gianluca Girale, direttore commerciale, e in collegamento da Palermo il suo amministratore delegato Umberto Seretti. Benvenuti ad entrambi innanzitutto. Banca della Nuova Terra, una realtà che sta prendendo sempre più spazio nel mercato della cessione del quinto. Beh, Gianluca, se non ti dispiace, io lascerei subito la parola ad Umberto per farci raccontare, se possibile, insomma, qualche risultato 2022. Come è andata per voi nel 2022, Umberto? Buongiorno Marcella, buongiorno a tutti. Il 2022 è stato per la cessione del quinto un anno positivo, anche se complicato. È iniziato molto forte commercialmente nel primo semestre, è andato progressivamente calando nella seconda parte dell'esercizio. Il mese di dicembre a livello nazionale ha registrato un meno 9% nelle masse erogate. L'anno ha chiuso con un più 5% progressivo, quindi alla fine c'è stata una crescita. BNT in questo contesto ha registrato una crescita del 40%. Da quando abbiamo iniziato, 6 anni fa, siamo sempre cresciuti e abbiamo sempre chiuso in positivo, cioè in utile, il conto economico. Siamo molto soddisfatti, anche per gli eccezionali risultati della nostra capogruppo, che a livello consolidato ha chiuso oltre i 250 milioni di utili nel 2022, con un payout del 50%. Proprio ieri ci sono state le presentazioni, e quindi il contesto che ci riguarda sia a livello di gruppo sia a livello di BNT è un contesto sicuramente molto positivo. Bene, bene, grazie Umberto. Ecco, ma questi risultati appunto che ci ha appena spiegato l'amministratore delegato, Gianluca, come li avete fatti? Cioè a livello di distribuzione, so che voi avete adesso una certa multicanalità, no? Prego, se vuoi raccontarci. Certo, grazie Marcella. Abbiamo, come hai detto, una molteplicità di canali e l'offerta, la nostra offerta poggia in via principale sulle 500 agenzie della Banca Popolare di Sondrio, che hanno dimostrato nel 2022 e stanno dimostrando anche in questo inizio del 2023 di crederci sempre di più nel prodotto e che è diventato parte della loro offerta quotidiana, si è perfettamente integrato. Abbiamo ambizioni di lavorare ancora più in profondità con tutte le nostre agenzie di capogruppo. Ma poi sono partiti anche gli altri cantieri, quindi accanto ai nostri uffici diretti BNT, quelli che abbiamo in Sicilia, a Prato, a Lamezia, a Napoli, ed accanto ancora alla nostra business unit dell'online, che devo dire nel 2022 ha performato in maniera particolarmente interessante, è partito il mondo delle reti terze della nostra rete diretta. Questa quindi è un po' la nostra novità del 2022. L'abbiamo fatto partire, ti ricordi, ne parlammo in un'intervista e accennavamo a questa progettualità è diventata realtà e quindi oggi collaboriamo con una decina di mediatori creditizi con soddisfazione e poi abbiamo avviato la rete agenziale e soprattutto dei collaboratori di Prestinuova, avendo costituito un agente in attività finanziaria, certo, che appunto è Prestinuova, ed oggi siamo arrivati al target di 25 collaboratori, fra collaboratori e agenti, e confermiamo il target di 50 unità per la fine del 2023. Beh, complimenti, complimenti. Gianluca, poi ritorno da te, prima che Umberto magari si scolleghi, quindi vorrei approfittare ancora del suo collegamento da Palermo.
Umberto, tu sei un uomo di grande esperienza nel mondo bancario e finanziario. Ecco, se tu puoi dare una tua opinione un po' dall'alto su come vedi oggi il mercato della cessione del quinto, sicuramente è un mercato molto diverso da quando tu hai iniziato a occuparti di questo settore. Noi ci conosciamo da diversi anni, quindi so che quando tu sei arrivato eri un po' un neofita, no, nella cessione del quinto. Oggi sei un esperto. Come la vedi? Come pensi che questo mercato si evolverà? Quali sono le opportunità ed eventuali criticità che tu vedi? Grazie Marcella. La domanda è particolarmente interessante, ma è anche complessa, nel senso che le crisi che hanno interessato i mercati finanziari e che poi si sono riverberate nel segmento della cessione del quinto nel 2023 andranno consolidandosi. Parlo della necessità del funding, che sembrava una materia prima disponibile a tutti fino a pochi mesi fa e così non è più. Parlo dell'aumento dei tassi, che non riguarda solo la cessione del quinto ma anche la cessione del quinto, e in un mercato che non assorbe immediatamente gli incrementi progressivi e continui che ci sono stati, quindi c'è un po' di difficoltà a scaricare sul consumatore di questi incrementi di tasso. L'elettrico, nessuno ne parla, magari è un argomento scabroso, ma secondo me rappresenterà un po' un limite che segnerà un mercato diverso sul passato rispetto al futuro. Diversi operatori potrebbero trovarsi in difficoltà nel restituire questi importi incassati nel passato. Paradossalmente, io parlando di BNP vedo tante opportunità più che problematiche. Vedo la sommatoria di questi problemi costituire un'opportunità per noi da cogliere per una forte accelerazione ancora nella crescita. Siamo cresciuti del 30% di un mercato che è cresciuto del 5%, l'anno prossimo dobbiamo fare ancora meglio. Come diceva l'editore commerciale Gerardi, puntiamo molto sulle reti terze, puntiamo molto su questa nuova che è il nostro agente. Io vedo positivo il 2023, pur in una situazione, come dicevo, ripeto, estremamente complicata. Certo. Vedremo come andrà, diciamo, sedimentandosi la molteplicità di queste crisi. Si parla di questo concetto di policrisi che per la prima volta tocca, ma non solo il sistema finanziario, tocca le nostre crisi, le nostre vite. Introduce un tema di grandissima incertezza nelle famiglie, nei progetti di spesa. Però ecco, detto tutto questo, in questa situazione, in questo ambiente, io vedo una grande opportunità per BNP. Il mese di gennaio è andato molto bene. Commercialmente siamo cresciuti più del doppio rispetto a gennaio del 2023. E quindi anche questo esercizio è iniziato molto bene. Vabbè, insomma, dai, se buongiorno si vede dal mattino, come si dice, insomma, questo anno per voi farà veramente ben sperare. Ma di questo ne sono sicura, perché voi comunque avete un bel brand, avete comunque una grande banca dietro alle spalle, una banca solida, insomma, Popolare di Sondrio, con una bella tradizione, un bel management, quindi sicuramente farete bene. Umberto, adesso io passerei la parola qui al mio ospite in studio, a Gianluca. Ecco Gianluca, il mercato sicuramente la cessione del quinto oggi è estremamente competitivo, anche perché ci sono comunque tantissime realtà e anche so che quasi ogni mese c'è un nuovo new entrant, no, in questo settore. Come pensate di, diciamo, fare i risultati che vi siete comunque prefissati? Come pensate di aggredire questo mercato nel 2023? Avete qualche strategia commerciale particolare, anche, diciamo, in fase di recruiting? No? Prima hai citato 50 vostri agenti sul territorio entro il 2023, è comunque un bel numero. Quindi come siete appetibili voi per un agente? Ci puoi raccontare
Certo, quello che è possibile. Certo, grazie di questa domanda. Noi dobbiamo lavorare, Marcella, in profondità con le agenzie della Banca Popolare di Sondrio. Sì. E quindi facendo in modo che il prodotto entri sempre di più, così come abbiamo iniziato a fare molto bene nel 2022 e così come siamo già partiti, come ha detto anche il consigliere delegato, nel 2023. Dobbiamo lavorare invece in larghezza e in altezza per quanto riguarda la nostra rete di Prestinuova e la nostra rete agenziale, che è il nostro progetto core. Avere una capogruppo alle spalle solida, di grande reputazione, oggi io credo che sia un elemento distintivo. Oggi per un collaboratore entrare in Prestinuova, per un agente essere agente di BNT, significa essere, far parte del gruppo Banca Popolare di Sondrio. Questo è un bel biglietto da visita. Insomma. Questo è molto importante. Sì. Al punto che la nostra rete agenziale, la nostra rete dei collaboratori potrà distribuire accanto alla cessione del quinto, esattamente da fra una settimana, fra 10 giorni, il conto corrente, il prestito personale, il mutuo ipotecario della Banca Popolare. Quindi avrà un bel portafoglio prodotti. Avrà un bouquet di prodotti che comincia ad allargarsi per poter dare una completezza di servizio alla persona e peraltro anche questi servizi tutto in modalità digital. Quindi uno sforzo che è stato fatto importante, ma siamo arrivati ad un buon risultato, lo presenteremo nelle prossime ore alla nostra rete di agenti e collaboratori. Però non finisce qua, vogliamo ulteriormente andare avanti nel completamento dell'offerta commerciale per i nostri agenti e collaboratori. Abbiamo nel gruppo anche una società di renting, Rent to Go, e quindi riteniamo che entro il primo semestre si potranno anche distribuire i prodotti di renting nel mondo dell'automotive, accanto poi al TFS e ad altre novità che ci saranno. Quindi un programma certamente interessante, corposo, ma soprattutto di grandi opportunità per la nostra rete attuale di collaboratori ed agenti, ma soprattutto prospettica. Certo, anche per coloro che magari stanno cercando, magari si guardano intorno per cercare delle nuove opportunità. Quindi, diciamo, riassumendo, insomma, Gianluca, il 2023 vi caratterizzerà per una maggiore efficienza operativa, perché avete fatto investimenti appunto sul digital, un'ampia offerta prodotti, quindi insomma i vostri, diciamo, agenti avranno tutti, diciamo, una gamma d'offerta competitiva per andare a colpire diversi bisogni dei clienti, anche target diversi di clienti. Quindi questo implicherà anche, credo, una grande formazione, perché assolutamente è obbligatoria, passo assolutamente necessario. Da questo punto di vista abbiamo tappe già prefissate, cadenze molto precise con le quali erogheremo ore di formazione in modo che poi i nostri collaboratori e agenti siano pronti, preparati per poter rispondere alle esigenze, certo, come hai detto tu, come dire, a tutto tondo. Che i clienti, certo, possono avere. Ecco, un'ultima domanda che magari potrebbe essere di interesse per coloro che ci stanno ascoltando. Voi avete dei profili particolari di agenti che volete avvicinare oppure no? Cioè, valutate di volta in volta? Ma guarda, non ti nascondo che in questo momento, come dire, i telefoni stanno squillando. Il momento, come è stato detto, è particolare. L'offerta e la proposizione di BNT, della serietà della Banca Popolare di Sondrio e della sua banca e della sua fabbrica prodotto sono elementi che oggi pesano in un contesto di questo tipo. Noi guardiamo ad agenti e collaboratori seri che abbiano, pensiamo a relazioni auspicabilmente di lungo corso, e quindi cerchiamo di poter individuare come dire, prospettive comuni per poter lavorare con serenità, con determinazione, forti del nostro brand, e ci auguriamo, come dire, di piacerci entrambi, perché certo, evidentemente certo, quello certo è la formula e il segreto vincente. Se questo equilibrio non si trova, evidentemente i rapporti saranno destinati a durare ben poco. Bene. Bene, grazie a Gianluca, grazie a Umberto Seretti per essere collegato qui oggi con noi.
È veramente una bella energia che proprio è intorno a questa BNT. Complimenti davvero. Grazie Marcella. Ora lascio lo studio a Alberico Imbriano.